Quindi basso flat, tono aperto, questo è il suono del pick up al manico. Chiedete, arriva.
primo particolare che colpisce è questo color verde che sfuma a nero, anche dietro il basso è nero, lascia vedere bene le venature di questo acero fiammato. Tastiera e manico in acero, e altro particolare paletta matched, verniciata. Sono bravo, sto migliorando, è come dimostratore. Bene. Ecco, questo è un basso super lama aggressivo, no? Già lo Sterling di suo è un basso piuttosto cattivo, no? Piuttosto aggressivo. In questo caso qui, proprio in questo esemplare, la tastiera di Nashville favoriscono le frequenze, favoriscono che era uno strumento con frequenze adatte a colpire, a tagliare. Degno di nota, il basso è anche molto leggero, comodo come tutti gli Sterling, il corpo è piccolo, manico più stretto, cioè, ci vorrebbe più di scia a dimostrare questo strumento qua, però adesso ci sono io. Okay. In realtà vorrei slipparlo il meno possibile per non segnare, per non lasciare segnetti sulla vernice, però qualcosina merita sentirlo. Lo switch, come in tutti gli Sterling, funziona con, verso la tastiera abbiamo le nostre bobine collegate in serie, al centro la bobina singola verso il ponte, e verso il ponte invece, con lo switch verso il ponte, abbiamo il pick up in parallelo, no? Quindi tipo Stingray. I magneti però sono ceramici, questo anche contribuisce. Sempre. Anche in questo caso si è ispirata a una chitarra, a un'altra forma di casa Music Man, che sul basso rende anche qui particolarmente bene questo single cut. Il body è molto piccolo e siccome il single cut è ovviamente sposta verso la fine del manico, l'attacco della nostra tracolla, è stata studiata una paletta più piccola ancora, più piccola dello Sterling, che a sua volta è più piccola dello Stingray, e delle nuove meccaniche più leggere. Per questo lo strumento resta bilanciato. E è stato inserito anche una bassa corda, e la bassa corda è differente, non avendo la paletta inclinata, per cui mantenendo questo aspetto di basso, diciamo, classico. Riesce così a dare il giusto angolo di pressione sul capotrasto. Questo strumento, vedete, ha questo corpo con il top fiammato, anche qui se non sbaglio è frassino col tone block, il Morgano, quindi dietro piano black, binding,